La manifestazione contro il razzismo, però incombe purtroppo l'attualità. La vicenda della nave AS-28, il ministro dei trasporti Toninelli, il ministro delle infrastrutture, ci ha appena detto che quello che è avvenuto non è un respingimento collettivo e si è tutto svolto nel rispetto delle regole internazionali. Per il PD questa è una versione plausibile? No, Toninelli è un incapace e questo lo sapevamo già, ma non capisco a quali leggi fa riferimento. Quelli della Libia non sono porti sicuri, come è noto, quindi una nave che batte bandiera italiana non può riportare dei migranti salvati in mare in Libia. Questo lo vietano tutte le leggi, anzi mi preoccupa perché evidentemente le parole di Toninelli sono una rivendicazione di un atto illegale che è stato commesso in mare. Lei, che è stato molto polemico in passato con il ministro Minniti, cosa si sarebbe dovuto fare di diverso da quello che è accaduto in queste ore? Ma semplicemente quella nave doveva portare quei migranti in un porto sicuro, quindi in un porto italiano, in un porto europeo. Non poteva riportarli in Libia perché questo è assolutamente vietato da ogni regola. Quelli non sono porti sicuri per le condizioni in cui i migranti vengono trattati in Libia, perché quel paese non rispetta i diritti umani, e quindi una nave, appunto, che batte bandiera italiana non può riportarli in Libia. Se lo fa commette un atto illegale. Appunto, mi dispiace avere la conferma che quell'atto illegale evidentemente ha un mandante che è il governo italiano, se Toninelli ha detto quello che lei mi ha riferito. Farete qualcosa a livello parlamentare su questa vicenda? Ma sicuramente chiederemo chiarimenti, ma adesso il tema è capire, diciamo, come già molti, a cominciare dall'UNHCR, hanno annunciato di voler fare, ricostruire bene quello che è accaduto e capire se e come bisogna agire e in quali sedi per avere giustizia. Io non voglio fare polemica con Toninelli, diciamo che sono partite molte meno navi, ci sono stati molti più morti nel Mediterraneo in quest'ultimo mese, in questi ultimi due mesi, come denunciano tutte le organizzazioni internazionali. Che significa che, nonostante la nostra guardia costiera sia sempre all'altezza del suo compito, delle sue capacità, significa che i libici vengono lasciati gestire da soli e quindi che ci sono sicuramente delle responsabilità totali della guardia costiera libica. Quanto questo sia efficiente per i salvataggi e per il rispetto del diritto internazionale, sinceramente mi pare difficile da sostenere. Quando una guardia costiera è ancora così incerta e non attrezzata come è di fatto la guardia costiera libica, che noi abbiamo contribuito negli anni a provare ad addestrare, quindi è giusto che loro siano responsabili di tutto, ma in questo momento non sono certamente in grado di eseguire i soccorsi con professionalità e tempestività come si richiederebbe in queste situazioni. Questo è il giudizio che si può trarre dai numeri che vediamo, e sono numeri tragici. Non vedere l'aumento delle morti in mare è girare la testa dall'altra parte. In questo caso, per quello che dice lei, possiamo dire che è veritiero per quanto riguarda il salvataggio, no? Certo. Però poi che una nave battente bandiera italiana attracchi a Tripoli, che è un porto non sicuro, con i migranti, cioè questo per le leggi internazionali è accettabile? Questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo sempre fatto attraccare le navi in porti sicuri, perché appunto il diritto internazionale stabilisce questo, e io credo che sia chiaro a tutti che la Libia non ha porti sicuri.